Mi dispiace, ma non credo che riusciamo a rispettarli. In questi giorni è stato anche approvato il nuovo codice degli appalti, che è uno strumento molto importante e che troverà applicazione dal 1 luglio, salvo proroghe. L'ANCE magari chiedeva un leggero slittamento, perché il nostro timore è che, come è successo col decreto di 50, l'applicazione di una nuova norma su delle amministrazioni che non sono così performanti potrebbe provocare un blocco degli appalti. In generale, però, sul codice degli appalti diciamo esprimiamo un giudizio che è positivo, che comunque recepisce le norme europee e comunque permette una progettazione degli appalti. In Italia, come dicevo, scontiamo un'incapacità nel fare le opere pubbliche, che è un'incapacità storica, un'incapacità che dopo Tangentopoli ha visto un'accelerazione, perché tutte le norme che sono state fatte post Tangentopoli, dalla Merloni al decreto del 50, a mio avviso, insomma, anche a avviso del Lancio, sono state norme fatte più per non fare che per fare, cioè più per colpire la corruzione, che è un male endemico, insomma, che va colpita, ma per colpire diciamo, la corruzione tendenzialmente si è scelto di non fare le opere pubbliche. E quindi scontiamo questo gap che secondo me è molto culturale e che la legislazione ha recepito e ha fatto proprio, e quindi non riusciamo mai a mettere a terra le opere pubbliche. Proprio da questa incapacità di fare i lavori pubblici, di presentarli, di farli digerire anche alla popolazione, perché per esempio la trasversale è proprio un esempio di come un'opera che è, diciamo, apprezzata dal 95%, credo che lo studio quello dimostri, del territorio, non si riesce a fare per l'opposizione di piccoli gruppi che si oppongono per motivi più o meno ideologici o pregiudizievoli. Da questa cosa è nata l'idea, perché più delle volte si parla dell'opera pubblica come un beneficio per il territorio nel momento che si realizza. L'ANCE, noi siamo costruttori, naturalmente abbiamo tutto l'interesse che le opere pubbliche si facciano, perché comunque c'è un ritorno economico per le nostre aziende, per il territorio che è immediato. La trasversale porterà molti, 260 milioni di euro scaricati sul territorio, porteranno un aumento dell'occupazione. Però quello che noi diciamo come ANCE, e che credo vada anche passato alla popolazione, che l'opera pubblica non è fine a se stessa, non è importante nel momento che si fa, ma l'opera pubblica è importante per tutti i benefici che porta nel futuro. Pensiamo ai cambiamenti anche culturali che ci sono stati con l'alta velocità, che ha permesso di collegare le città in poco tempo. L'autostrada del Sole negli anni 60 ha unito anche culturalmente l'Italia da sud a nord. Quindi, insomma, l'opera pubblica non è fine a se stessa, non è importante nel momento che si realizza, ovvero lo è per un territorio, ma è per i benefici che porta. Ecco, da questa idea, da questa cosa è nata l'idea di avere uno strumento che permetta di misurare questi benefici. Ora, noi come costruttori non potevamo farlo, quindi abbiamo pensato bene di rivolgerci all'università e abbiamo insieme a loro, cioè loro, noi abbiamo semplicemente finanziato e collaborato alla stesura, ma loro hanno fatto il lavoro più importante, abbiamo trovato degli elementi misurabili che misurano non solo il beneficio economico, ma anche sociale, culturale, tutti quei benefici che sono intrinseci nell'opera pubblica, ma che più delle volte non vengono presentati alla popolazione, e che forse, presentando un'opera con dei dati oggettivi, riusciamo forse a farlo passare anche in quella parte di popolazione che ha una resistenza pregiudizievole alle opere pubbliche, perché purtroppo questa c'è, ci sarà sempre, però noi poi le opere dobbiamo fare, non tutte perché non tutte sono necessarie, ma le opere pubbliche e le infrastrutture soprattutto sono un simbolo di cambiamento e uno di sviluppo del paese. Quindi ecco, da questa idea abbiamo pensato di fare uno studio che fosse oggettivo e quindi dopo l'Italia ci orienterà. Io a questa operazione è stata fatta non solo dall'ANCE Viterbo, ma è stata fatta soprattutto in collaborazione con l'ANCE regionale, perché questa è una cosa che poi sì è nata per Viterbo, ma potrebbe essere applicata anche in altre parti d'Italia. Quindi abbiamo pensato di farla insieme all'ANCE regionale, e quindi per un saluto lascio la parola a chi rappresenta l'ANCE regionale, anche se è di Viterbo, al presidente Domenico Metani. Grazie. Grazie Andrea, io sarò velocissimo perché Andrea come al solito è bravissimo, quindi ci dice tutto in poco tempo. Io non voglio aggiungere altro, voglio aggiungere il fatto che ANCE in questo momento è un'associazione impegnata a livello nazionale, voi sapete che è un partner fondamentale per lo sviluppo di questo paese, ha messo a terra dei fondi importanti in questi giorni, è motivo di discussione l'approvazione del codice degli appalti. E quindi, come dire, noi ci sentiamo coinvolti in un progetto e anche responsabili della buona riuscita del progetto. Quindi io auguro che tutte le nostre imprese, tutti i nostri associati sappiano fare del loro meglio per far sì che l'Italia possa usufruire di queste ingenti risorse nel minor tempo possibile, perché la maggior parte di queste risorse, voi sapete, andranno messe in campo attraverso il settore delle costruzioni. Quindi le opere
che dobbiamo realizzare sono tantissime e quindi ci sarà bisogno di tutta la nostra capacità, la nostra competenza, la nostra professionalità. Quindi ANCI avrà un compito importante e quindi noi, Presidente, avremo anche questa responsabilità. Per quanto riguarda questo progetto, io ringrazio ovviamente le autorità intervenute, ringrazio ANCI Viterbo per averci dato questa possibilità di investire su questo progetto che sicuramente darà un segnale di quello che è quest'opera importante, da anni discussa e da anni programmata, darà a questo territorio. Quindi il progetto nacque in un periodo, Andrea, se ti ricordi, quando il discorso costi-benefici era molto sentito, ci fu un periodo in cui non voglio dire se positivo o negativo, ma le opere pubbliche venivano tutte quante messe sotto una lente di ingrandimento che poteva definire se l'opera dava costi-benefici o meno, per quali erano questi costi-benefici. Noi l'abbiamo fatto perché crediamo che questa opportunità per il territorio ci sia, sia grande, ma io vorrei lanciare in questa sede anche un altro progetto che è quello di andare oltre quest'opera, perché io quest'opera la vorrei dare ormai, come dire, per definita e definitiva. Vorrei andare oltre, vorrei andare anche al progetto importante che abbiamo, che è il collegamento con la capitale. Dobbiamo far sì che questo territorio possa crescere anche in un'altra direzione che è quella di questo collegamento importante con Roma, quindi dobbiamo anche lavorare sul futuro che ci aspetta. Quindi quest'opera la vorrei dare non perché voglio essere ovviamente molto ottimista come mi piace essere, ma la vorrei dare per scontata e per definitiva. Quindi auguro a tutti buon lavoro e sarò qui con attenzione a leggere insieme a voi i dati che l'università ci vorrà esporre. Grazie a tutti per essere intervenuti. Allora, dopo il parlamento di vorrei passare la parola prima al padrone di casa, Sergio Saggini, per un breve saluto. Poi. Allora, buongiorno a tutti, tanto il mio saluto è soltanto perché siete qui ospiti di questa struttura, ormai è diventata insomma un punto di riferimento per la città. E è inutile che ripeta tutto quello che hanno detto i miei colleghi. Il focus secondo me non deve essere solo sulla trasversale, ma in generale su tutte le opere. Vediamo proprio che ieri c'era già, diciamo, su tutti i telegiornali abbiamo sentito insomma del problema dei ritardi del PNRR. Sappiamo che questo è un problema italiano, tutto italiano, e tutto diciamo della nostra burocrazia sempre così complicata che mette paletti e palettini. La nostra trasversale purtroppo è l'esempio forse più lampante, uno forse dei peggiori in Italia, perché io ero piccolino quando insomma mio padre mi diceva che avremmo fatto presto ad andare verso il mare e ancora non facciamo presto, quindi purtroppo la situazione è abbastanza grave. Però forse quest'opera sembra arrivata ormai a un punto di svolta, concentriamoci però per completarla, perché è vero che il primo tratto dopo Monte Romano, diciamo fino a dopo Monte Romano, vedrà la luce a breve, però poi insomma ancora manca il resto. Forse c'è da ragionare come sistema Italia sul fatto che gli interessi di pochi poi vadano a bloccare opere che invece interessano molti. Si parla forse poco di quante vite sono state lasciate su quella strada, che purtroppo non è stata fatta, e quindi una strada pericolosa, e magari abbiamo salvaguardato sì il falco grillaio e la sua nidificazione, però forse insomma c'è da ragionare bene su quello che in Italia facciamo e su come si bloccano le opere che poi sono di utilità pubblica. Come diceva già Andrea, il problema non è il costo dell'opera, che sicuramente pesa sulle casse dello Stato, ma è quanto sviluppo porta un'opera. Tant'è vero che non ci dobbiamo concentrare su quello che i costruttori avranno di beneficio nella messa a terra dell'opera, ma su quello che avranno invece tutti, popolazione e soprattutto mercato produttivo, e quindi le nostre industrie, quello che avranno di beneficio di sviluppo. Ecco perché ieri si diceva proprio su un programma ma vale la pena con questi ritardi spendere tutti questi soldi del PNRR se poi dovremo comunque quasi tutti restituirli? Certo che vale la pena perché un'opera pubblica porta sviluppo, questo sviluppo porta crescita di PIL, e quindi riusciamo a restituire i soldi con semplicità. È chiaro che se facciamo opere inutili che non portano crescita di PIL, non riusciamo a restituire i fondi all'Europa. Quindi è chiaro che tutto quello che è
investimento porta sviluppo, soprattutto quando è nel mercato delle costruzioni. Non è perché io sono costruttore, ma sappiamo tutti che l'Italia è cresciuta tanto quando sono cresciuti gli investimenti pubblici nel settore infrastrutture e costruzioni. Questo è sicuramente un dato oggettivo. Grazie ancora a tutti. Adesso la parola a Stefano Albertini per un saluto. Abbiamo deciso di procedere in questa maniera. Dopo i saluti parla la dottoressa Baffo, che ci presenta il progetto insieme a Calabro, e poi le conclusioni a Coppa, a Miguel Coppa e a Mauro Rotelli. Allora, tanto buongiorno a tutti, voglio ringraziare Anci per l'opportunità e l'invito, saluto tutti gli amici ospiti, l'onorevole Rotelli, l'onorevole Sabatini, presidente dell'Anci. È un piacere per me essere qua, mi dispiace che dovrò andare via un po' prima, ma ho il consiglio di amministrazione, però come Andrea sa ci tenevo moltissimo ad essere presente. Io cerco di dare anche una lettura, diciamo, ottimistica del futuro, perché quello che è stato detto è vero, tutte le difficoltà legate alla nostra burocrazia e a riuscire a spendere i fondi del PNRR, ma direi a riuscire a realizzare le opere che ci serviranno poi per rilanciare il paese, sono difficoltà di fronte agli occhi di tutti. Se poi noi dobbiamo competere con paesi, noi ci vantiamo di essere una delle prime potenze al mondo, dobbiamo essere in grado di competere con le altre potenze. Però vedo un'unità di intenti, la giornata di oggi la dimostra, vedo nel paese la sensazione che la gente vuole che le opere siano realizzate, ha veramente bisogno di vedere questo PNRR messo in campo, e questo lo vedo nella società civile, nella politica, nelle imprese, cioè questa unità di intenti, tutti siamo d'accordo che dobbiamo farlo e dobbiamo farlo presto. Dopo certamente ci sono delle sfumature, problemi legati al fatto che noi sono 20 anni che costruiamo le norme per i corrotti e non per le persone oneste, ma questa è una conseguenza del fatto che abbiamo avuto una grande corruzione, e quindi c'è un po' sempre quell'equilibrio tra cercare di limitare la corruzione e cercare invece di fare in modo che le persone per bene, le persone oneste, che io ritengo rimangono la maggioranza nel paese, possano fare il loro lavoro e il loro mestiere. Mi fa piacere oggi essere qui per un lavoro che è stato portato avanti dal gruppo di ingegneria, quindi più che da rettore sono qua da il più anziano del gruppo di ingegneria. Un tentativo, una ricerca importante, perché è un tentativo di dare misura oggettiva della qualità di un'opera, cercando di trasmettere ai non addetti ai lavori quanto un'opera sia importante, pesando tutte le condizioni, anche il falcobrillaglio, pesando tutto quello che è legato ad un'opera. È chiaro che di oggettivo poi non c'è niente, la politica deve fare le sue scelte, quindi i tecnici possono dare una mano, e questo è un lavoro che ci tengo a dirlo, non abbiamo svolto solo qua, l'abbiamo svolto per un grande importante ente italiano, diciamo il nome, ma è quello che si occupa di tutte le opere nazionali. Ora stiamo avviando la stessa collaborazione con un ministero. È una ricerca complessa, richiede comunque delle scelte, dei criteri, quindi ovviamente sarà sempre criticabile da chi la vuole criticare, però averla fatta su un'opera come quella di cui parliamo oggi, che diamo per scontato, è anche molto importante, perché poi vedrete che il risultato è un risultato che ci dice bene, la scelta giusta, e poi motiveranno i miei colleghi sul perché. Però questo ci permetterà non solo di vedere costi benefici se un'opera conviene o meno, perché molti diranno vabbè, era ovvio, te l'avrei detto senza fare calcoli, ma anche per dare un ordine di priorità alle opere che vanno fatte, perché spesso noi abbiamo 10 opere da fare, possiamo finanziarne 3, qual è la priorità, come facciamo a stabilirla? Ci sono delle scelte politiche e ci sono delle scelte tecniche. Noi diamo il contributo tecnico, poi c'è la scelta politica, che giustamente deve essere la scelta principe, perché la nostra democrazia è fatta in questo modo. La politica poi alla fine deve scegliere, perché i cittadini hanno votato i rappresentanti, e quindi i rappresentanti devono scegliere per noi. Quindi deve essere un supporto, e averlo fatto insieme ad ANCE è molto importante, perché non l'abbiamo fatto in maniera autoreferenziale, cioè l'università, giustamente i nostri ricercatori studiano, lavorano,
che cercano sulla letteratura le informazioni. Poi l'imprenditore spesso ci dice: beh, adesso scendi nel mondo reale, vieni a vedere quali sono i problemi, e quindi averlo fatto insieme è un grande orgoglio. Tra l'altro abbiamo formato dei giovani con questo progetto, perché il progetto è stato interamente dedicato per una o più borse di studio a segni di ricerca, quindi anche questo è un ulteriore passo avanti. Insomma, ecco, sono felice, vi ringrazio, purtroppo non potrò seguire tutto, ma comincio a seguire, e voglio ringraziare Lara Baffo, che ha portato avanti gran parte del lavoro, e Giuseppe Calabro, che si è infortunato e quindi oggi ci deve seguire da remoto per il lavoro svolto. Grazie a tutti e buon proseguimento. Approfitto per salutare Cristiano Dionisi, presidente della Territoriale Industria Civitavecchia, e un saluto, la parola a Onorevole Sabatini. Poi. Grazie ad Andrea, grazie ad Ance, grazie all'industria che ci ospita, grazie all'Università degli Studi della Tuscia. Io oggi ho dedicato la mia intera mattinata all'Università degli Studi della Tuscia, passando dall'Aula Magna a questo momento, sintomo anche di una università che si cala molto sulla realtà del nostro territorio. Il mio naturalmente è solo un saluto, è un saluto che almeno numericamente penso possa valere qualcosa, perché è in rappresentanza di 22 consiglieri regionali di maggioranza della nuova composizione del Consiglio regionale del Lazio, 22 consiglieri regionali che già durante le linee guida e programmatiche presentate dal Presidente della Regione Francesco Rocca, non più tardi di una settimana, 10 giorni fa, hanno ribadito come la Ancona Civitavecchia, per quanto ci riguarda, più nota come Orte Civitavecchia, sia, non possa essere, ma sia un elemento strategico infrastrutturale non per il nostro territorio, ma per l'intera Regione Lazio e per l'intero sistema infrastrutturale di questo paese. Forse non era scontato, almeno per noi non lo è, per il resto del Consiglio regionale poteva naturalmente esserlo. Ci tengo a sottolineare un fatto che già in linea programmatica il Presidente Rocca abbia citato e si sia espresso su una opera infrastrutturale di strategia generale per il Lazio, ed è l'opera di cui oggi parliamo. Quindi credo che ormai ci sia questa comunione di intenti importante, forse da parte nostra ce lo possiamo dire, c'è sempre stata, siamo consapevoli che ci sono più interessi legittimi che si confrontano, qualche volta scontrano, sui tracciati viola, verde e blu. Personalmente ho impostato una delle principali battaglie della 10ª legislatura, siamo alla 12ª legislatura e purtroppo siamo costretti a parlare delle stesse cose. Questo è un po' sintomo del fatto che nel parlare si siano nel frattempo anche persi 10 anni di mancanza di un'opera, 10 anni di difficoltà nello sviluppo del nostro territorio, ma se oggi siamo qui grazie anche alle scelte fatte dal governo, con un commissario che si occupa di questo, che forse è anche una scelta che non solo su un'opera di area come questa, ma forse anche in generale potrebbe essere uno strumento applicabile, no, per le tante incompiute. 10 anni fa parlavamo come esempio della Salerno-Reggio Calabria, oggi purtroppo il nostro territorio viene preso ad esempio proprio anche da altre realtà in giro per l'Italia come una delle incompiute. Se siamo tutti qui forse anche grazie allo stimolo che lo studio dell'Università della Tuscia ci porterà, e ascolteremo con attenzione se siamo qui, è anche perché ci crediamo tanto, e se il Rettore concorda su questo aspetto magari possiamo condividerlo assieme, poter anche condividere questo studio non solo con le forze di maggioranza, ma anche con l'intero Consiglio regionale, a partire dalla Presidenza, alla Francesco Rocca e alla sua giunta, perché credo che ogni elemento di studio, di approfondimento, soprattutto un po' interpretando l'esito, che è un esito sicuramente positivo e favorevole alla fine, no? All'esito dello studio, credo che sia comunque un elemento che potrà dare maggiore impulso a quelle scelte anche di tipo economico e finanziario che necessariamente dovranno entrare in un'agenda politica, una scelta di policy pubblica, e anche questo strumento sarà sicuramente un elemento, un tassello molto utile. Vi ringrazio di nuovo e ascolteremo con grandissima attenzione. Grazie. Allora, dopo che
l'onorevole Sabatini ci ha spoilerato il finale, perché ormai ci ha detto già il risultato finale. Io lascio la parola, penso poi organizza voi, al professor Calabro o a Ilaria, non so come vi siete organizzati per la presentazione. Prima il professor Calabro, ok. Io volevo, entrerò intanto, ringrazio tutti, ringrazio i presenti, mi dispiace purtroppo. Mi sono infortunato, quindi ho diversi punti di sutura e non mi posso muovere. Però ci tenevo a essere presente comunque anche da remoto. Ringrazio tutte le autorità presenti, ringrazio soprattutto ANCE di questa forte collaborazione che sta nascendo e che si è sviluppata negli anni, sia con ANCE che con gli ingegneri di Viterbo. Aggiungo alle parole che ha già detto Stefano Bertini sul fatto che noi qui presentiamo uno studio tecnico, poi le scelte politiche toccano agli eletti. Ci tengo a dire che questo lavoro ha previsto anche un confronto di questa metodologia applicata qui con altri casi internazionali, e ci abbiamo fatto anche poi degli studi di sensibilità, cioè abbiamo visto che modificando alcuni parametri se il risultato cambiava oppure no. Quindi è uno studio metodologico, una particolare applicazione che è quella della vostra ciglia vecchia, o del tratto, di un tratto di cui parlerà Ilaria. L'ultima cosa che dico è che questa forte sinergia con ANCE ci ha fatto ragionare, e stiamo ragionando all'interno del gruppo di ingegneria per includere, oltre ai corsi d'Italia di ingegneria industriale già presenti e il corso di design già presente, anche un corso molto più spinto verso l'edilizia, con l'avvio probabile del prossimo anno accademico della laurea professionalizzante in tecniche per la bioedilizia. Ringrazio ANCE che l'Ordine degli Ingegneri e altre associazioni che hanno voluto firmare una lettera di intenti per accogliere poi i nostri stagisti. Volevo aggiungere solo questo punto qui, che per noi l'ingegneria è importante. Prego Dario, grazie. Allora, grazie, buongiorno, sono Ilaria Baffo, ringrazio il Presidente dell'invito e vado a presentare questo studio svolto in collaborazione con ANCE, proprio già avvio proprio nel gennaio del 2021. ANCE e l'Università degli Studi di Viterbo hanno siglato un accordo per promuovere uno studio di un sistema di supporto alle decisioni finalizzato alla valutazione di progetti infrastrutturali in termini di sostenibilità, proprio in visione anche degli impegni della provincia di Viterbo verso il giubileo del 2025. La ricerca è stata stimata di durata triennale e si è articolata in tre fasi: una prima fase di studio della letteratura e dello scenario SIS, una seconda fase di elaborazione di un modello per il supporto decisionale ed una terza fase che ci approcciamo proprio ad affrontare in questi giorni, di test del modello su differenti iniziative progettuali. Preliminarmente allo studio è stata fatta una ricerca nazionale ed internazionale degli strumenti esistenti per la valutazione dei progetti infrastrutturali, e proprio a causa della concomitanza temporale con l'attuazione dei progetti di NRR c'è stata una proliferazione di norme, di linee guida, di documenti che mettessero proprio in evidenza l'importanza di metriche e indicatori a supporto della selezione dei progetti in termini di sostenibilità. Tra gli studi internazionali di particolare rilevanza sono stati il caso del Brasile e dell'Australia, che abbiamo studiato e hanno proposto un modello composto da una fase analitica in cui sono stati individuati i requisiti normativi e una fase invece di casi di studio reali in cui sono stati somministrati dei questionari. Quindi hanno adottato un approccio molto similare al nostro, anche implementando un'analisi multicriteriale che, come vedrete tra poco, è inserita anche nel nostro modello. Dall'analisi delle norme e della letteratura è emerso che non esiste un modello standardizzato per la valutazione dei progetti in termini di sostenibilità. Esiste nel nostro paese una normativa abbastanza ampia per quello che riguarda l'impatto ambientale. Pensiamo per esempio alla valutazione ambientale strategica o alla valutazione di impatto ambientale. E a supporto di questi parametri esiste una serie di linee guida che forniscono indicazioni di applicazione di strumenti come l'analisi costi-benefici o l'analisi multicriteria. Ma non esiste un modello che ci spiega il processo per poter mettere in piedi questi strumenti anche in un'ottica di integrazione. Quindi quello che ci proponiamo di fare è proprio quello di offrire un modello applicabile su diverse proposte progettuali che sia in grado di trasferire informazioni, conoscenze, utilizzo anche alle persone meno esperte di queste tematiche.
Il modello che ci approcciamo a presentare oggi è composto da alcune fasi. In primis un'analisi di contesto e una definizione di un quadro esigenziale che oggi presenteremo per la città di Viterbo, una stima della domanda di mobilità, in questo caso dell'infrastruttura stradale presa in esame, un'analisi costi-benefici applicata ad un'ipotesi di intervento infrastrutturale, una definizione di indicatori di sostenibilità e poi quella che faremo in questi mesi da qui a giugno del 2023, l'analisi multicriterio applicata a diverse ipotesi di investimento sulla base dei criteri di sostenibilità selezionati. Gli investimenti in opere strutturali rappresentano sicuramente un volano imprescindibile per il miglioramento dell'economia del territorio. Sono volte all'evoluzione dei collegamenti tra produttori e mercati di acquisto, dall'avvicinamento dei lavoratori al lavoro, piuttosto che dei malati alle strutture sanitarie e agli studenti a scuole e università, soprattutto per una città che rappresenta per esempio un capoluogo di provincia come Viterbo. Al fine di definire un quadro esigenziale abbiamo sottoposto a circa 2.000 utenti un questionario online, raccogliendo 960 risposte complete del questionario e poco più di 1.000 incomplete. Da questo questionario sono emerse alcune caratteristiche importanti della percezione che gli utenti e i cittadini hanno della mobilità e delle infrastrutture della città di Viterbo. Per esempio è emerso come la tipologia di movimentazione prevalente, direi quasi esclusiva, è riferita a trasporto su mezzo singolo e su gomma. La città è interessata prevalentemente da una movimentazione urbana e interurbana, con spostamento quasi quotidiano dovuto a motivi di studio e di lavoro. Quindi la città di Viterbo rappresenta un accentramento dal punto di vista dell'interesse dovuto allo studio e al lavoro da parte di tutti gli interessati che hanno partecipato al questionario. La quasi totalità degli intervistati ha lamentato uno scarso utilizzo dei mezzi pubblici, in quanto ritenuti inappropriati sotto il punto di vista della semplicità dell'accesso, della diffusione del territorio e della frequenza delle tratte. La maggior parte degli intervistati ha anche messo in evidenza che la dotazione infrastrutturale della città di Viterbo non sia sufficiente e soddisfacente dal punto di vista della sicurezza e anche della accessibilità e del servizio offerto, che poi vedremo essere confermato da alcuni dati analizzati sia su base Istat che da altri studi. Per esempio nel 2012 l'Istituto Tagliacarte proponeva un'analisi della dotazione infrastrutturale del territorio. La provincia di Viterbo si posizionava sia dal punto di vista delle infrastrutture viarie sia da quello delle infrastrutture dei servizi con degli indici inferiori rispetto alla media regionale. Seppure il dato è relativo a un decennio fa, alcune carenze sono sicuramente state coperte, temperate negli ultimi 10 anni, ma di fatto poco si è fatto dal punto di vista della viabilità. Un'altra fonte di dati consultata per l'analisi in questione è stata, e del contesto a cui ci riferiamo, ha riguardato l'analisi dei dati Istat-BES, cioè degli indicatori di benessere e lavoro sostenibile, negli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda un'analisi economica della provincia di Viterbo resa nel 2022, ci presenta una situazione che dal punto di vista economico è, per alcune linee, al di sotto della media regionale e nazionale. Per esempio, se guardiamo al tasso di natalità delle imprese piuttosto che della presenza turistica del territorio, rileviamo dei dati al di sotto appunto della media regionale e nazionale. Invece importante si afferma ancora una volta la vocazione agricola del territorio, con delle eccellenze che vengono riconosciute sia a livello europeo e mondiale, con una occupabilità del settore veramente alta sia rispetto alla media regionale che rispetto alla media nazionale. Gli stessi dati BES dal punto di vista della mobilità, che è di fatto poi l'oggetto su cui ci siamo confrontati nello studio, hanno mostrato una situazione che dal punto di vista dell'indicatore soddisfazione per i servizi di mobilità della Regione Lazio rappresenta un dato abbastanza critico. La Regione Lazio si posiziona infatti sia nel 2019 che nel 2021 in penultima posizione rispetto a un ranking delle regioni nazionali, delle regioni nazionali, nel 2020 addirittura in ultima posizione. Per quanto riguarda invece i dati relativi al territorio di Viterbo, quindi alla provincia di Viterbo, sempre dagli indicatori BES 2022, si rileva come l'impatto degli incidenti stradali in termini di feriti sia per esempio un dato abbastanza alto per il territorio in questione
E lo stesso avviene invece per quanto riguarda il dato di mobilità relativo ai costi chilometri offerti dal trasporto pubblico locale, dove registriamo un dato decisamente più basso rispetto alla media regionale e italiana. Quindi è un territorio che si presenta effettivamente bisognoso di interventi dal punto di vista della mobilità, sia per la sicurezza e sia per quanto riguarda l'accesso e la disponibilità per gli utenti che arrivano in questa città per motivi di turismo, studio e lavoro prevalentemente. I risultati del questionario più rilevante ai fini della creazione del modello di valutazione della domanda sono quelli relativi alle tipologie di tragitto. Dalle risposte ottenute è emerso che i viterbesi effettuano per lo più, o i cittadini della provincia di Viterbo effettuano per lo più spostamenti singoli interurbani. Nell'ambito dei tragitti singoli sono previsti anche spostamenti urbani o interprovinciali, ma decisamente in misura ridotta. I cittadini hanno inoltre dichiarato che occasionalmente effettuano degli spostamenti interprovinciali e interregionali. Per valutare la fattibilità del progetto di potenziamento in vista del Giubileo 2025 di alcune dorsali stradali, abbiamo analizzato una matrice denominata matrice origine destinazione, che ci consente di stimare gli spostamenti desiderati dalla popolazione di Viterbo sulla base delle reali esigenze emerse sia dal questionario che dall'analisi dei dati appena offerta. In particolare sul campione esaminato abbiamo calcolato un numero di viaggi per tipologia di spostamento che ci porta ad una necessità, diciamo, totale su 1000 cittadini di 612 spostamenti giornalieri. Per la scelta dello scenario da valutare, prioritariamente abbiamo di nuovo tenuto in considerazione le risposte del questionario e un elemento rilevante a livello nazionale. Il numero di auto per cittadino in Italia è un dato elevatissimo, infatti è un trend in continua crescita da 20 anni ed è un dato assolutamente superiore rispetto a paesi limitrofi come per esempio la Francia piuttosto che il Regno Unito e la Spagna. Nel 2020 infatti si rileva un numero pari a 67 auto a disposizione su 100 abitanti. Oltre, diciamo, al dato rilevante sulla scelta della mobilità in termini di automobile fondamentalmente da parte dei cittadini italiani, abbiamo analizzato le scelte delle arterie stradali effettuate da chi ha risposto al nostro questionario. La strada prevalente, di prevalente utilizzo dagli utenti risultata essere la strada Cimina. In secondo luogo la trasversale Orte Viterbo Civitavecchia. L'elemento, diciamo, importante di questo studio, anche per noi che facciamo parte di un'università che ha una sede a Civitavecchia, abbiamo ritenuto utile e interessante approfondire l'analisi su questa trasversale anche alla luce di alcuni quesiti che abbiamo sottoposto agli utenti e sui quali abbiamo riscontrato un notevole interesse. Oltre il 93% degli intervistati infatti ritiene che il completamento dell'asse viario Orte Viterbo Civitavecchia apporterà dei benefici al territorio in termini di mobilità delle persone, delle merci e nonché di impatto economico e sociale. Siamo quindi andati a fare un esercizio di applicazione dell'analisi APC andando a cercare di valutare questo impatto economico e sociale su dei parametri che adesso vi mostriamo. Lo studio è tuttora in corso e stiamo analizzando un numero di indicatori decisamente superiore rispetto a quello che vi mostro oggi e confidiamo di presentarvi i risultati di questa analisi in corso anche, speriamo, a giugno del 2023. Per quanto riguarda l'oggetto di esame, il completamento dell'asse Orte Viterbo Civitavecchia è stato un progetto sotto studio, diciamo, anche oggetto di procedimenti amministrativi, di sentenze della giustizia amministrativa che ha interessato il territorio negli ultimi 20 anni, come detto anche dai precedenti interventi. Se infatti per lungo tempo si è per esempio considerato l'ipotesi del tracciato verde, inizialmente del tracciato rosso, recentemente l'attenzione, diciamo, di ANAS e del commissario qui presente si è rivolta alla realizzazione di un primo straccio di lunghezza pari a 5 km identificato con il tracciato viola che tende a superare quindi il centro abitato di Monte Romano. Sulla base del costo definito e approvato nel progetto definitivo
da ANAS pari a 355 milioni di euro. Al fine dell'analisi dello studio si sono pensati dei costi distribuiti in questa maniera nei 5 anni di realizzazione dell'intervento. Anche il costo annuo di gestione e di manutenzione è stato considerato nell'analisi sulla base di un parametro sempre fornito da ANAS di 60.000 euro chilometro anno di spesa per la gestione. È stato considerato un orizzonte temporale di vita utile dell'opera di 30 anni. Per quanto riguarda i benefici, una volta definiti i costi di intervento, siamo passati a definire i benefici connessi alla realizzazione dell'opera. In termini di benefici trasportistici, attraverso una consultazione dei documenti da parte dell'ANAS, abbiamo individuato la variazione dei parametri che definiscono il costo generalizzato di trasporto, cioè il valore equivalente al tempo impiegato di viaggio per i passeggeri, il valore equivalente ai chilometri percorsi per i passeggeri e il medesimo dato rapportato sul trasporto merci. Per i benefici in termini di sicurezza si è tenuto conto dei dati di incidentalità stradale pubblicati da ACI nel 2021 per il tratto di competenza. Si è stimata una variazione negativa dovuta all'intervento di 1 o 2 unità di incidenti negli anni di vita utile dell'opera in relazione al tratto di competenza del primo stralcio. Sulla base dei costi sociali di incidentalità stradale relativi all'anno 2019 forniti dal MIT e considerate essere pari a circa 11.000 euro per incidente, a circa 42.000 euro per incidente con feriti e a circa 1,5 milioni per incidenti con morti. Per la traduzione in termini economici dei volumi di sostanze emesse abbiamo fatto riferimento ai valori di CONIER, European Environment Agency, che attribuiscono un costo alle sostanze emesse in ambito urbano ed extraurbano. Dalla somma per ogni anno delle varie emissioni si è calcolato il beneficio, che è tuttavia estremamente poco rilevante ai fini dell'analisi, dato il piccolo tratto di competenza e l'impatto fondamentalmente in termini più di tempo che di chilometri percorsi, perché a livello di chilometri percorsi abbiamo rilevato poca differenza. Una recentissima analisi condotta da Oxera per l'Institution for Civil Engineer ha stimato i moltiplicatori del settore infrastrutture una forbice compresa tra 1,5 e 2,5, quindi per ogni unità di moneta investita nella costruzione delle infrastrutture si stimano 1,5 a 2,5 unità di moneta raggiunte dall'effetto moltiplicatore. Una più precisa ricerca è stata fornita dal McKinsey Global Institute che prende in considerazione serie storiche di investimenti in infrastrutture divise per tipologia e benefici in termini di PIL e di posti di lavoro e quindi di occupabilità garantiti o comunque ottenuti per settore. Il settore delle costruzioni e dei trasporti, come vedete, interessa un incremento del PIL dello 0,81 e 0,79, che è un dato molto rilevante. E noi abbiamo tentato di includerlo nella nostra analisi stimando un impatto decisamente inferiore, dato comunque non il completamento ma la realizzazione di una tratta di questo completamento. Gli economisti e il centro studi della Camera di Commercio Guglielmo Tagliacarne ci viene ancora a supporto con un dato rilevante, perché nel 2020 fornisce una graduatoria delle province a maggiore valore aggiunto per abitante. Viterbo si posiziona in 75esima posizione sulle 107 province esaminate, con un valore aggiunto per abitante nell'anno 2020 di 19.331 euro. Osservando l'andamento del valore del territorio e diciamo anche l'andamento della popolazione negli ultimi 20 anni, abbiamo stimato un incremento del PIL per singolo abitante dovuto alla realizzazione di un'opera infrastrutturale stradale che si aggira intorno allo 0,5. Dall'analisi costi-benefici effettuata, il dato rilevante emerso è che il rapporto tra benefici e costi si aggira dell'ordine di 1,76. Da una simulazione dell'analisi economica abbiamo anche un bar interpositivo con un periodo di recupero dell'investimento sulla base dei benefici stimati di circa 5 anni. Come diceva poc'anzi il professor Calabrò, abbiamo fatto anche un'analisi di sensitività per dare robustezza alla soluzione raggiunta. Cioè abbiamo visto che abbiamo simulato che cosa potrebbe succedere se uno di questi parametri dovesse subire un aumento del 10% e 20% in termini di costi oppure una riduzione del 10% o 20% in termini di benefici. E abbiamo visto come il rapporto benefici-costi rimane comunque positivo anche al variare di alcune grandezze considerate nell'analisi. Come stiamo lavorando in questi giorni, in queste settimane, e come abbiamo intenzione di portare avanti lo studio? Allora, sicuramente vogliamo inserire nuove metriche per due motivi.
Uno, perché la disponibilità, l'indicatore in termini di sostenibilità è estremamente ampia in letteratura. Parliamo di oltre 300 indicatori di sostenibilità valutati e considerati sia a livello internazionale con l'agenda per esempio 2030, sia con gli indicatori europei. Quindi abbiamo intenzione di introdurre nuove metriche che riguardano per esempio l'occupazione giovanile piuttosto che la possibilità di impiego da parte delle donne, quindi introdurre delle metriche che ci permettono anche un'analisi più vasta rispetto a quella che abbiamo visto insieme oggi, considerando anche l'intero completamento della tratta ovviamente. Per quanto riguarda l'analisi multicriteria che abbiamo iniziato a mettere in piedi, vogliamo valutare almeno due scenari. Ora, come ipotesi iniziale avevamo condiviso con ANCE e pensato ad un raddoppio della tratta stradale Cassia. È una ipotesi naturalmente di studio e di simulazione a livello di modello, però se ci sono delle proposte piuttosto che delle alternative da valutare, il nostro interesse è proprio quello di testare il modello, quindi diciamo a livello di studio può essere interessante prendere in considerazione anche diversi scenari progettuali. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, abbiamo utilizzato un'analisi della domanda, un'analisi costi-benefici, un'analisi finanziaria e stiamo portando avanti un'analisi dei rischi, per esempio associati ad elementi come la segnaletica stradale, che abbiamo visto essere uno degli elementi più importanti in termini di pericolosità dei tratti di percorrenza sul nostro territorio. Altri strumenti che vogliamo analizzare, oltre naturalmente alla definizione del valore di utilità, quali HP, vogliamo definire dei criteri per la messa a confronto di queste alternative e utilizzare questo strumento con delle interviste ad una ampia platea di interessati per vedere se le risposte, se le soluzioni che ci danno l'analisi proposta sono robuste al variare della platea di indagine. Per quanto riguarda altre attività di ricerca in corso, abbiamo intenzione di ampliare l'analisi del contesto e i questionari di rilevazione ad un pubblico non necessariamente corrispondente ai cittadini. Quindi per esempio fare dei target di riferimento con imprenditori del territorio piuttosto che persone che utilizzano il territorio e l'asse viario in termini di trasporto merci, oppure per esempio con dei target di giovanissimi o di persone più anziane. Quindi vogliamo ampliare i dati che abbiamo raccolto con il questionario al momento rivolto a qualsiasi tipo di cittadino, orientandoli per target di interesse, tenendo ovviamente in considerazione il tessuto industriale e la relativa importanza che ha il trasporto delle merci per il territorio. Infine abbiamo intenzione di testare lo strumento citato anche poco fa dal professor Ubertini, che abbiamo sviluppato in collaborazione con il DIPE e che è stato di recente pubblicazione su una rivista internazionale Sustainable Future della Elsevier, per andare a verificare proprio la sostenibilità, non tanto la robustezza del giudizio di sostenibilità degli interventi infrastrutturali interessanti e a cui siamo interessati per il territorio di Terzo. Abbiamo intenzione di andare avanti in questo studio anche oltre l'accordo siglato con ANCE, perché è interesse dell'università che vive in questo territorio sviluppare tutte le linee di studio, di ricerca e di supporto tecnico che possano agevolare uno sviluppo sostenibile del territorio in cui non solo viviamo come attività diciamo lavorativa, ma che viviamo anche da cittadini, quindi è quello che lasceremo ai nostri figli come, come impegno nostro in questo momento. L'accettiamo naturalmente qualsiasi commento, io riporto in questa slide i riferimenti miei e del professor Calabrò che seguiamo insieme a alcuni giovani ricercatori la ricerca e vi invito a segnalarci qualsiasi tipo di interesse, di apporto che pensate possa essere utile allo studio, perché è nostro diciamo compito in materia approfondire quello che ci siamo oggi detto. Ultimi 5 secondi, li rompo per un'opportunità che ritengo essere importante sul territorio, e è un'opportunità di finanziamento di borse di dottorato a favore di tutti gli imprenditori, degli studi e di tutte le microimprese che sono presenti sul territorio, ed è la possibilità di finanziare delle borse di dottorato. Le borse di dottorato hanno un ciclo di 3 anni. Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, attraverso un decreto ministeriale 117 del 2023,
mette a disposizione un ammontare di risorse pari a 60.000 euro per finanziare, scusate, a 30.000 euro per cofinanziare queste borse di studio e chiede ai soggetti territoriali, ai soggetti imprenditoriali di cofinanziare la restante parte del costo della borsa di dottorato. È un'ottica diciamo nuova di approcciarci alle borse di dottorato perché ci chiede Confindustria e altri attori attivi proprio su queste tematiche di iniziare a far studiare i nostri giovani ricercatori su tematiche che vengono poi dalle esigenze di tessuto imprenditoriale e dal tessuto territoriale. Abbiamo intenzione di divulgare, oggi partiranno le mail, un form per la raccolta di interesse verso i cicli, verso le tematiche che l'Università della Tuscia ha come corso di dottorato e ci sarà contenuto nel form anche un'informativa sulle agevolazioni fiscali e contributive per coloro i quali hanno intenzione di finanziare o comunque sostenere in qualche modo la ricerca o la, l'impiego dei giovani ricercatori. È tutto. Grazie. Faccio due considerazioni in breve, abbastanza empiriche, ma mi faccio studioso, però diciamo che l'impatto che abbiamo valutato riguarda solo i 5 chilometri che vengono messi a terra diciamo, nei prossimi anni, quindi per deduzione se fosse completata la trasversale questo impatto migliorativo sia dal punto di vista economico, sociale, degli incidenti sarebbe stato sicuramente migliore, quindi i risultati immagino, ma questo io lo dico così empiricamente, sarebbero stati molto migliori. Un'altra cosa, noi abbiamo tardato molti anni a fare questa trasversale, abbiamo visto i costi, adesso parliamo per fare questo tratto di 5 km di 150 milioni, credo il quadro economico, 260 di lavori e tutto il resto, questi costi se fossero stati fatti qualche anno fa sarebbero stati, non dico la metà, ma molto meno, quindi l'impatto per i cittadini, il costo per l'erario sarebbe stato molto minore, quindi magari questi ritardi cronici che ci portano presso poi dopo si traducono in maggiori spese e maggiori tasse pagate dai cittadini per ottenere un'opera che poi vediamo che è necessaria, non solo i numeri, è vero che non si può parlare sempre di numeri e di economia, ma cioè c'è anche la vita sociale delle persone, il benessere sociale delle persone, non voglio parlare di crescita, felice, non sono per quello, però diciamo che l'impatto dell'opera non è solo economico, ma ha un impatto sulla vita sociale delle persone, sul benessere di un territorio che va oltre l'economia. Noi abbiamo tardato, ci costa di più, con quelle tasse potevamo fare magari un altro pezzo, purtroppo siamo in questa condizione, credo che non sia opportuno andare oltre. Lascio la parola all'ingegnere Ilaria Poppa per delle considerazioni e magari per delle buone notizie. Buongiorno a tutti, sono Ilaria Poppa, sono appunto il commissario straordinario per la realizzazione del completamento dell'Orte Civita Vecchia. Per me è un grande onore diciamo, ricoprire questo ruolo. E, dunque, come probabilmente tutti sapete, durante l'operato commissariale abbiamo già raggiunto un primo traguardo molto importante, cioè l'appalto sostanzialmente del primo stagio, l'oggetto appunto dello studio di analisi costi benefici effettuato dall'Università della Tuscia. E siamo in fase di gara, in fase conclusiva, quindi speriamo ecco, di procedere all'affidamento dell'appalto integrato quanto prima e partire quindi con i lavori. Ci sarà ancora la progettazione esecutiva, l'ottemperanza delle varie prescrizioni avute durante la fase autorizzativa, ma insomma stiamo la sottoscritta con l'ANAS e con il Ministero, stiamo lavorando per poter procedere il più rapidamente possibile. E, detto questo, dunque, volevo ringraziare l'Università per uno studio fondamentale, il fatto diciamo, di suffragare l'utilità di un'opera che è indiscussa, come è stato detto diciamo, da chi mi ha preceduto, però con degli studi scientifici è assolutamente importante, è importante anche approcciare l'analisi costi-benefici con parametri che afferiscono a criteri di sostenibilità non solo prettamente trasportistici come si è fatto, come si è soliti fare anche delle aziende quali appunto l'ANAS che sta diciamo, anche negli uffici dell'ANAS, nelle direzioni tecniche dell'ANAS si sta ampliando le modalità di analisi dei costi benefici appunto andando a valutare i criteri di sostenibilità che afferiscono anche all'ambito sociale
e ambientale. E l'ambito sociale è sempre stato tenuto conto, quindi anche l'incidentalità è assolutamente fondamentale, ed è bene ribadirlo perché è un po', diciamo, sotto certi punti di vista penso beh, imbarazzante, forse non è neanche diciamo, è un po' è riduttivo, ecco, però sottovalutare la pericolosità, la vita umana rispetto ad altre, diciamo, contingenze che vanno ovviamente importanti, di cui va tenuto conto, rispetto all'ambiente, della cultura, però penso che vadano quantomeno messi sullo stesso livello. Purtroppo non sempre così, questo ve lo dico non solamente in qualità di commissario, ma anche di tecnico, mi sono sempre sono occupata di progettazione per tanti anni. Quindi ottimo, e vi ringrazio anche perché mi sembra che diciamo negli obiettivi ci sia anche quello di portare avanti ancora lo studio A, integrando ulteriori diciamo, parametri, B, portandolo avanti anche per il completamento. Completamento che come sapete è molto complesso, diciamo, la decisione maturata durante l'attività commissariale è stata quella appunto di portare avanti e di ripercorrere il cosiddetto tracciato viola, che aveva un valore aggiunto sicuramente a quello di essere stato già, diciamo, come dire, sottoposto alle autorizzazioni, anche se il leader si è dovuto riniziare ex novo sostanzialmente, però il valore aggiunto era che quantomeno la giacitura di questa prima tratta, solo di questa prima tratta, era completamente al di fuori della cosiddetta area Natura 2000, quindi non soggetta a una serie, diciamo, di ulteriori step autorizzativi molto complessi legati al fatto che l'area Natura 2000 è tutelata anche a livello comunitario. Quindi stiamo lavorando molto intensamente sul secondo stralcio, l'obiettivo è quello di trovare una soluzione ovviamente ottimale e comunque di fare un progetto integrato il più possibile nell'ambiente e ambiente sotto tutti i punti di vista, quindi sia diciamo, insomma, naturale nonché culturale e sociale. E poi ecco, diciamo, stavo notando vari numeri relativi alla provincia di Viterbo e mi è diciamo, come dire, risaltato in particolare, al di là diciamo, dei numeri relativi alla mobilità, quello relativo alle imprese turistiche, alle attività turistiche e alla presenza turistica. Io penso che questa infrastruttura, lo penso da sempre, possa essere volano di una fruizione maggiore di questo meraviglioso territorio, che è bellissimo, la bellezza di questo territorio è anche, diciamo, come dire, causa dei ritardi delle iniziative dell'opera, però cogliamo l'occasione per renderlo fruibile in maniera sostenibile, ma insomma, voglio dire, io penso che sia un territorio che meriti una presenza turistica assolutamente superiore rispetto a quella che diciamo, è stata censita in tempi recenti. E quindi ecco, vi ringrazio ancora e penso che la collaborazione di tutti, cosa che avevo già diciamo come dire caldeggiato mi sembra un anno e mezzo fa, appena diciamo ero stata diciamo nominata commissario, la ribadisco, è fondamentale e quindi niente, ci vedremo presto perché verrà diciamo come dire affrontato le mie intenzioni, cioè quella di affrontare, come ho già fatto un po' anche appunto a suo tempo, in maniera abbastanza corale la progettazione del secondo stralcio, quindi coinvolgendo i cosiddetti stakeholders sin da subito e quindi a breve. Grazie.